Vacanza a Ischia, quindi la domanda sorge un po' spontanea. Lei che il virus lo conosce bene, ne conosce tutte le caratteristiche e anche le possibilità di diffusione, un turista che rischio ha nel momento in cui arriva a Ischia, se ce ne sono ovviamente dei rischi di contagio? Io sono fortunato perché non sono a Ischia, ma sono a Punta Molino, che è una struttura perfettamente organizzata dove il rischio è praticamente inesistente. Praticamente qui ci si può tranquillamente distendere, stare tranquilli, perché tutte le possibilità di contagio sono state tutte quante previste e risolte. Diventa un po' più complicato quando si comincia a uscire da questo albergo e si va sul corso, dove si trovano una serie di addensamenti estremamente pericolosi, per cui mi chiedo molte volte: che senso c'ha fare vacanze in un posto dove sei in un'oasi felice quando poi ti devi spostare, uscire al di fuori e vedi che molte norme non sono rispettate? Cominciando dalla più banale, l'uso delle mascherine, che diventano qui non un sistema di protezione, ma un sistema di diffusione. Il 90% di queste mascherine vengono usate in maniera impropria, poggiate sul collo per raccogliere una quantità incredibile di goccioline di fruci, o peggio ancora applicate a un orecchio messe sul braccio. Sono delle condizioni che aumentano l'inquinamento della mascherina. Mascherine che andrebbero cambiate ogni giorno. E il lavaggio serve poco. La cosa migliore è considerare anche i costi e prevedere il ricambio quotidiano della mascherina. Dopo 4-5 ore in un ambiente esterno, la mascherina è giusto cambiarla. Dottore, ecco, due estremi, da un lato la discoteca, dall'altro la spiaggia. In entrambi i casi c'è un grande affollamento, c'è però una differenza sostanziale nel rischio all'aperto e al chiuso. Ok, allora, il concetto fondamentale è che il virus non vive nell'ambiente esterno, anche se viene ritrovato nell'ambiente esterno, è praticamente un virus morto con una capacità infettiva 1.000 volte inferiore a quella naturale. Quella naturale si ha nel momento in cui i soggetti parlano, perché attraverso la fonazione vengono emesse particelle che contengono all'interno il virus. Quindi in un ambiente esterno il rischio è marginale, direi quasi inesistente. Diventa invece drammatico negli ambienti confinati. Intendo ambienti confinati, un posto dove non c'è un cambio d'aria continuo, una buona ventilazione e dove ci siano più di 7, 8, 10 persone che si trovano in questo ambiente chiuso. È fondamentale in queste condizioni areare l'ambiente e portare la mascherina in maniera corretta. Dottore, infine, ecco, un appello, se dovesse consigliare una vacanza a Ischia, lo farebbe e in che modalità? Selezionare quei posti che danno in partenza una sicurezza a chi viene qui, cercando poi di svolgere anche diciamo un intervento civico. Io mi sono trovato più volte a dire alle persone per strada: ma perché non porta la mascherina? Perché non se la mette? Devo dire che la maggior parte delle persone dicono: ma io ce l'ho, e la cacciano dalla tasca. Questo è praticamente inutile, perché avere la mascherina e mettersela in tasca significa essere pronti ad un'eventuale punizione giuridica, ma dal punto di vista sanitario non serve a niente. È inutile metterla in tasca, portarsela e portarla in maniera corretta, questo è fondamentale. Poi per il resto qui il posto è ideale, c'è una navigazione formidabile. Fino adesso non c'è stato un caso e non ci sarà di Covid. Ricordiamoci sempre che i Covid sono nelle persone, non nell'ambiente. E quindi se si controllano le persone, si controlla il virus.